Dunque sarà una passeggiata nel parco, io accompagnerò i visitatori a vedere tutte le meraviglie del parco termale del Tettuccio. Stiamo parlando di Appuntamento in Giardino, un'iniziativa patrocinata dal Ministero della Cultura con l'Associazione Parchi e Giardini Italiani e che ha coinvolto, insieme ad altri parchi storici della Toscana, ad esempio il Giardino di Boboli a Firenze, il Parco delle Terme Tettuccio, grazie all'opera dell'Associazione Angeli del Bello. Ci sono diversi tipi di piante anche di carattere tradizionalmente storico per le fioriture, in particolare la salvia splendens, il tagete piuttosto che i coleos, che magari adesso non si trovano più nelle aiuole moderne cosiddette. Turisti e curiosi sono stati accompagnati in una visita botanica intramezzata da letture sceniche nel parco e arricchita da un'esposizione di tavole imbandite con porcellane di pregio. E sono state allestite utilizzando tutti i doni che ci vengono fatti dai nostri benefattori, quindi sono piatti, tazze da tè, tazze da caffè e quant'altro, e sono state messe proprio in modo da poter essere ancora più appetibili per la clientela. Abbiamo tenuto molto a questa opportunità di appuntamento in giardino perché ha consentito di migliorare i parchi, di migliorare le aiuole che poi saranno comunque fruibili ovviamente per tutta la stagione da tutte le persone che verranno al Tettuccio. Il sindaco le sapeva, le conosceva tutte queste tipologie di piante? No, come molti montecatinesi abbiamo delle bellezze straordinarie che però non conosciamo, quindi queste cose dovrebbero essere fatte alle scuole. Il fatto è che Montecatini è talmente bella che pur conoscendo mille bellezze ce ne sono altre mille che è impossibile saperle tutte, quindi alcune di queste non le conoscevo, ma sicuramente avevo modo di averle viste nella loro bellezza, perché poi qui, anche non intendendosi di botanica, si percepisce un benessere, una bellezza, perché è parte della natura umana.